Simon, hai voglia di metterti alla prova davvero uomo? Hai voglia, ma certo, Giorgina, cosa devo fare? Dimmi tu. Dunque, guarda, hai 2 minuti di tempo per dimostrare alla tua Giorgina preferita di essere eccezionale, garante, unico, simpatico, raffinato e bla bla bla. Insomma, di essere un uomo valoroso. Ma la grande. No, aspetta, attenzione, un uomo valoroso, hai detto. Quello è un trofeo di Devil May Cry, mi stai incastrando, Giorgina. Uffa, ma insomma, come faccio? Mi scopri sempre. Certo che però qualcosa di carino per me potresti anche farlo qualche volta. Ma in effetti però potrei farti volare per oltre 180 metri dopo che ti sei schiantata su un cartellone, eh? Non è che mi sembri una proposta molto allettante, eh? Ma dai, ma ci facciamo un giretto in macchina io e te together. Aspetta un secondo, aspetta che adesso ti ho beccato io. Stai mica parlando di Need for Speed Most Wanted per caso l'obiettivo velocità di fuga? Ma come fai a conoscerlo? È una storia un po' lunga, ma non importa, adesso vabbè, seguiamo i consigli della nostra redazione per vedere i trucchi del mestiere. Action frenetico e stiloso, il nuovo Devil May Cry ha saputo far breccia anche nel cuore dei fan più turbati dal cambio di stile operato da Ninja Theory. Capcom consegna anzi ai giocatori un titolo profondo e ottimamente sviluppato da veri hardcore gamer. Tanto che l'impresa di conquistare il platino è davvero ardua, soprattutto perché ai livelli di difficoltà superiori i nemici danno filo da torcere a Dante. Un trofeo non semplice da ottenere è un uomo valoroso. Per sbloccarlo dovrete uccidere tutti gli avversari nella prima parte della missione 6. La complessità sta nel fatto che per terminare la discesa verso la fabbrica di Virility avrete a disposizione solo 2 minuti di tempo. Tenete bene a mente il numero di nemici che incontrate, perché ce ne sono 10 in tutto e nella fretta è facile lasciarne indietro qualcuno. Il nostro consiglio, oltre a quello di provare il livello a difficoltà umano, è quello di sbloccare la mossa Stinger della Rebellion. Con questo affondo potente, i nemici muoiono in fretta e nel frattempo potete avvicinarvi alla meta coprendo una buona distanza. Need for Speed Most Wanted è un racing game come non se ne vedevano da tempo. Il titolo Electronic Arts, sviluppato da Criterion, riprende i canoni di Burnout Paradise, con una componente free roaming che ci permette di girare liberamente per Heaven City alla ricerca di gare ed eventi. Per questo sbloccare i 1000 Gamers Point può essere un'impresa molto complessa. Armatevi soprattutto di pazienza per trovare tutte le competizioni legate alle singole auto. Un obiettivo non semplice da ottenere è velocità di fuga, che vi chiede di volare per oltre 180 metri dopo aver centrato un cartellone. Oltre a dover installare tutte le modifiche per rendere la vostra auto leggera e veloce, dovrete trovare il punto giusto. Guardate questo video per identificare la zona. Nella parte sud di Heaven City c'è una piazza con uno strano monumento. Salite a tutta velocità sulla rampa circolare che compone questa bizzarra opera architettonica e dovreste riuscire a superare una distanza di 200 yard in volo.